Bella ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di un gioco molto interessante, Batora Lost Haven. Stormind Games non è la prima volta che appunto affronta uscite interessanti, perché comunque ha fatto i due capitoli di Remotored, sì, sapete, quei due horror, Tormented Fathers e appunto Broken Porcelain. Però adesso, a parte le cagate ragazzi, allora, erano comunque due giochi horror, e quindi effettivamente quando mi è arrivata appunto in anteprima la chiave di questo gioco, perché uscirà negli ultimi mesi dell'anno, abbiamo una demo adesso in mano, l'ho potuta giocare e ringrazio tantissimo i ragazzi di Stormind Games per avermi dato questa opportunità, e devo dirvi che effettivamente, guardate anche voi stesse le immagini che stanno scorrendo in basso, effettivamente è un gioco completamente diverso da un gioco horror classico. Qua si tratta di un RPG hack and slash con inquadratura dall'alto molto simile per quanto riguarda appunto l'inquadratura, un po' lo stile dei combattimenti, vabbè, può essere un po' magari inquadrato alla Diablo, mettiamola giù così, si avvicina molto a Diablo in quanto appunto immagine e tipologia di combattimento. Però appunto anch'io sto guardando le immagini che scorrono sotto, cosa bellissima, perché l'ho registrata io, quindi praticamente mentre provavo il gioco stavo appunto provando questa build che mi è stata data, ovviamente completamente in inglese ma con doppiaggio fatto abbastanza bene, ci sono anche dei dialoghi veramente molto belli. Però appunto mentre guardo anch'io le immagini che scorrono, parliamo effettivamente del gioco, ecco, perché in realtà potrebbe sembrare tutto hack and slash, ma c'è molta narrazione, ci sono molti dialoghi. La nostra protagonista è davvero un personaggio interessante, anche perché è appunto, ha un carattere particolare. Partiamo. La Terra sembra sull'orlo della distruzione. E qui la nostra protagonista viene catapultata in un mondo alieno dove scopre di avere dei poteri nascosti. Sì, perché sembra avere dei poteri legati al Sole e alla Luna. Queste sono le prime cose che vengono fuori all'interno della storia. La cosa bella è che noto sin da subito che non sono solo due alberi di poteri diversi dove imparare mosse di vario tipo, ma c'è una netta distinzione in tutto. Sole, attacco fisico, ad esempio, e Luna, attacco psichico, dalla distanza. I nemici? Anche questi di due tipi. Con gli stessi colori dei poteri del Sole e della Luna. Adesso, per chi non ha capito bene, andremo un attimino nel dettaglio. Quindi abbiamo detto Sole attacco fisico e Luna attacco psichico. I nemici saranno di due tipi, quindi ovviamente con gli stessi colori dei poteri del Sole e della Luna. Ovviamente i nemici che attaccano a distanza, quindi viola, subiranno più danni da attacco a distanza. E viceversa gli arancioni subiranno più danni da un attacco fisico. Quindi se noi attacchiamo un nemico arancione, quindi che ci fa danno d'attacco fisico, lo attacchiamo con attacco a distanza, gli facciamo pochissimo danno e serve a niente. Se loro sono arancioni, vanno attaccati con la stessa abilità, con la stessa tipologia, sole, attacco fisico. Quindi, come vi dicevo, la nostra protagonista non può essere entrambe le cose nello stesso momento, quindi dovrà switchare tra le due e capire quale sarà l'approccio migliore da prendere in combattimento. Proprio come Diablo, quindi abbiamo attacchi dalla distanza, combo, attacchi speciali, schivate. I nemici sono, come dicevo, di entrambi i tipi. Alcuni boss o mini boss potranno alternare le due abilità e avere una barra degli HP doppia, cioè con entrambi i colori, e quindi una parte più facile da diminuire con attacchi psichici e l'altra parte con attacchi fisici. No, non dobbiamo solo combattere in stile hack and slash. No, ci saranno anche sessioni a rompicapo, quindi puzzle da dover affrontare e sempre switchando tra Sole e Luna. Come vi ho detto, inquadratura dall'alto, possibilità di zoomare anche. La nostra Avril, questo è il nome della protagonista, dovrà raccogliere loot, migliorarsi, comprare nei vari mercatini delle rune, delle gemme che possono migliorare le caratteristiche, le sue abilità. E credo di aver capito che non ci sia una vera e propria strada sbagliata nelle scelte, ok, che gli vengono poste durante la storia, ma le conseguenze saranno diverse, e quindi occhio a cosa si sceglie di fare, non sempre avranno esiti piacevoli. Non voglio spoilerare nulla sulla storia, ma posso dirvi che ci saranno poche perdite di tempo. La storia va spedita per la sua strada e la nostra protagonista avrà una missione precisa. Niente perdite di tempo in mondi giganti, niente missioni secondarie inutili, o almeno le poche che ho giocato erano utili al proseguire della storia. Le scelte poi anche qui hanno due strade,
più aggressive, decise e impulsive, e più riflessive, ragionate e votate alla pace. Quindi, conquistatore o difensore? Sarete voi a deciderlo, e anche a decidere in base a queste scelte il destino di personaggi e del mondo che ci circonda. L'uso delle rune è fondamentale perché potenziano notevolmente le caratteristiche della nostra protagonista. Ad esempio, all'inizio facciamo un 100 di danno, grazie all'applicazione di una runa facciamo 150, cioè praticamente aumentano proprio le nostre caratteristiche, ok? Come vi dicevo, non voglio spoilerarvi troppo, ma alcune nostre scelte porteranno magari alla morte di un personaggio all'interno del gioco, all'esilio da un pianeta o a trovarci amica o contro un'intera razza aliena. Però, perché parlavo di rune, ok? E scelte. Perché sto parlando di rune e scelte nello stesso momento? Come si collegano le scelte a queste rune? Più scelte da conquistatore fai e più rune di quell'allineamento potrai equipaggiare, quindi molto probabilmente rune di attacco fisico al posto piuttosto dell'attacco psichico. Io sinceramente mi sono divertito nel provarlo, e questo grazie anche alla sua semplicità, ragazzi, perché la storia è particolare, le scelte da prendere e il sistema di progressione e lo stile dei combattimenti mi sono piaciute. La varietà di nemici, che appunto hanno sia una sola caratteristica, quindi l'attacco fisico o l'attacco psichico, ma troviamo anche mini boss che le hanno entrambi e boss che le utilizzano entrambi. E il fatto di dover schivare con i tempismi giusti, il fatto di avere più nemici a schermo, quindi confrontarci anche in battaglia contro 4-5 nemici nello stesso momento, e quindi giocare un po' a schivare tutti i colpi che ci arrivano, colpi a distanza. Ragazzi, è veramente carino come gameplay, non mi ci sono trovato male, mi è piaciuto abbastanza. Ho provato la prima parte della storia e devo dire che ci sono parecchi dialoghi, ma durano il giusto. I combattimenti, le fasi di puzzle, game, dura tutto il giusto, non è per niente noioso quello che si fa all'interno, perché sono delle tempistiche precise, cioè dura tutto poco, non è una roba che fa, cioè capite cosa voglio dire, no? Avril alla fine sulle sue spalle ha una grande responsabilità, è diventata la custode dell'equilibrio. Perché solo è Luna? Perché lei è diventata la custode dell'equilibrio e quindi dovrà ripristinare l'ordine cosmico, roba da poco, no? Caspita, grazie a questa storia del dualismo, praticamente questa ragazza che era sulla Terra in distruzione è stata catapultata a dover salvare altri mondi, a scoprire cosa sta succedendo alla Terra, grazie appunto al fatto di dover andare in giro per questi pianeti, risolvere i problemi che hanno questi pianeti per poi arrivare a capire che cosa sta succedendo sulla Terra e risolvere il problema. Beh, ragazzi, è una bella sfida per Avril, no? Che ha anche un'amica che insieme a lei è stata catapultata in questa situazione. Il problema è che la sua amica non ha i poteri. Il dualismo tra Sole e Luna e tra i due tipi di personaggio per il combat system e per i puzzle che ha Avril, sì, il dualismo si sente in tutta la storia, ragazzi, in tutto l'arco dell'avventura, e quindi posso dire che non si tratta solo di combat system, ma anche di una storia piacevole, perché anche nei dialoghi c'è del dualismo. Le nostre decisioni sono tra conquistatore, vendicatore, oppure qualcosa di più pacifico, qualcosa che dice ehi ragazzi, cerchiamo di andare tutti d'accordo. E quindi non solo nel combat system, ma anche nelle scelte morali, che non ha una sola strada, perché dipenderà tutto dalle nostre scelte. E questa, secondo me, è la figata maggiore. Cioè il fatto che ci sia questo dualismo in tutti gli aspetti, nei dialoghi, nel combat system e nelle scelte che faremo. E nelle rune che equipaggeremo. È tutto nei puzzle, è tutto legato alla doppia possibilità di poter cambiare tra Sole e Luna. Ed è veramente bello, ragazzi, ve lo dico sinceramente, ed è veramente bello questa cosa, perché questa meccanica viene usata in tutte le fasi del gioco. Bene ragazzi, quindi voi cosa ne pensate? Stormind Games ci sta dando la possibilità di giocare questo dualismo del nostro personaggio in varie tipologie di gioco, ma soprattutto ci darà il gioco in tutte le piattaforme, quindi credo proprio Switch, PC e tutte e due le generazioni di console PlayStation, Sony e appunto Xbox della Microsoft. Che dire, a me non è dispiaciuta la prova. Avrò forse la possibilità di rigiocarlo prima del periodo di uscita con una sua build intera,
e magari di dirvi, di potervi dire qualcosina in più, perché qua avevo veramente un po' non potevo spoilerare quasi nulla, e quindi vi potevo far vedere, diciamo, il combattimento e parlarvi un pochino appunto di quello che ho provato, e devo dire che comunque non mi è dispiaciuto. Al prezzo giusto, a mio parere, può essere un buon intrattenimento. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Un abbraccio, un bacione. Bella, ci vediamo nei prossimi video. E ringrazio ancora, ovviamente, Stormind Games per avermi dato la possibilità di provare la demo molto prima dell'uscita del gioco. Alla prossima.